in collaborazione con Buonasera amici sportivi, addirittura con un minuto di anticipo, le 20:29 in diretta su TV Oggi Salerno, appuntamento di metà settimana con Zona Mista News, il contenitore di informazione sportiva dedicato alla Salernitana. Alberto Bollini continua insieme alla sua truppa a fare la spola tra il ritiro in Irpini a Serino e il campo di allenamento. Oggi il tecnico ha fugato altri dubbi e intanto ne porta dietro in termini di rebus qualcuno a centrocampo. Intanto Sprocati è certo di una maglia da titolare, il modulo sarà un 3-4-3 molto elastico, possibilmente variabile in 3-4-1-2 proprio con Sprocati alle spalle del tandem offensivo che sarebbe nel caso di triangolo rovesciato composto da Rodriguez e Rossi, invece dovesse essere tridente sarà Sprocati, Rodriguez e Rossi, quindi Bocalon in panchina. Minala è in ballottaggio con Signorelli a centrocampo, poi vedremo e capiremo anche i motivi, e Gatto ha aumentato le sue chance, è risalito nelle gerarchie del tecnico rispetto a Kin. Pucino ce la fa e sarà della partita, un recupero record per quanto riguarda il difensore ex Vicenza che soltanto sabato scorso era uscito addirittura in ambulanza dal Rigamonti di Brescia. Parleremo di questo, parleremo della gara con il Perugia, cerchiata in rosso, metropolitana chiusa, le luci d'artista, la riunione del GOS, ma soprattutto la formazione di Roberto Breda, ex amatissimo a Salerno sia come giocatore ma anche come allenatore, che arriverà alla Rechi a pari punti della Salernitana ma con una condizione psicologica diametralmente opposta. Ne parleremo con Guglielmo Accardi. Buonasera Guglielmo. Ciao a te. Buonasera. Direttore sportivo, abitué dei nostri studi, grazie per aver raccolto il nostro invito Guglielmo. Sempre un piacere. Partiamo dal modulo. Salernitana che cambia modulo perché torna Sprocati o Salernitana che cambia modulo anche per dare una scossa, perché due sconfitte consecutive in una stagione, vero, fatta di 12 risultati utili consecutivi ma anche di 10 pareggi, che era un po', insomma, ti aveva proiettato nelle zone nobili, certo, però non ti aveva dato quel brio, quella spinta definitiva. Ah, diciamo che i tanti pareggi, se non altro, tengono in vita, ecco, quella che è una classifica dignitosa, ma poi effettivamente non ti consentono di aspirare, insomma, a qualcosa di più importante. C'erano state quelle due vittorie consecutive che sembrava potessero aver aperto uno spiraglio da questo punto di vista positivo, invece poi la Salernitana è ricrollata nelle sue solite, insomma, altalenanti prestazioni. E di qui adesso una situazione che oggettivamente ha bisogno di nuova linfa, ha bisogno di altri risultati per evitare di ricadere in quella zona di classifica che poi oggettivamente non compete a questa serenità. Intanto il nostro cambio... Fabregas in cabina di regia, guardiamola la classifica. Guglielmo, volevi dire? No, il cambio di modulo credo sia dovuto un po' oggettivamente anche alla necessità di cambiare un po' questo trend, questo andazzo. Evidentemente questo ormai è un modulo che in questo momento non sta dando soddisfazioni in termini di risultati. E poi diventa necessario a questo punto la collocazione di Sprocati, perché in una squadra che abbiamo visto è molto legata a quelle che sono le giocate individuali, a quelle che sono le caratteristiche di quei giocatori che hanno appunto nel proprio repertorio il colpo che ti consente di poter vincere la partita, e uno spazio a Sprocati in questo momento va trovato, e poi il tecnico deve capire effettivamente qual è il ruolo giusto per questo giocatore che fino adesso ha dimostrato di essere l'unico forse in rosa ad avere il colpo, ad avere il valore aggiunto. Il valore aggiunto, sì. Al netto del valore aggiunto Sprocati, abbiamo visto la classifica, possiamo tornare in studio. Fabregas, Perugia e Salernitana appaiati a pari punti nella pancia della classifica. Al netto del valore aggiunto di Sprocati, al netto dell'impiego dal primo minuto dell'ex Pro Vercelli, quindi a tre o alle spalle di due punte, più difesa a tre o più difesa a quattro secondo te? Io credo che la difesa a tre in questo momento ha consentito, se non altro, alla Salernitana di avere una certa solidità, una certa compattezza, per cui credo che la strada a percorrere sia questa. Per quanto riguarda il centrocampo, è chiaro che giocare a 5 con un uomo in più a centrocampo effettivamente limita molto poi quelle che sono le potenzialità offensive di una squadra,
In questo campionato, dove invece secondo me bisogna avere un atteggiamento un po' più spregiudicato, un poco più offensivista, perché abbiamo visto che sì, è vero, non perdere può servire, però sono poi le vittorie quelle là che ti fanno sopravanzare in classifica. E quindi, ma questo io lo dico anche un po' da un po' di tempo, questo è un campionato che, siccome è molto come dire, lento per quello che riguarda insomma le posizioni di vertice, bisogna avere un atteggiamento spregiudicato, cercare insomma le partite di vincerle e non solo cercare di non perderle. Parlavi di solidità difensiva, Guglielmo, io fino a un certo punto non solo ero d'accordo con te, ma i numeri lo testimoniavano. I numeri però dicono, e abbiamo visto la classifica, parlavo di atteggiamento psicologico diverso tra le due squadre che arrivano a pari punti al match di sabato prossimo a Reghi, cioè tra Salernitana e Perugia. I numeri dicono che la Salernitana nelle ultime 5 partite, che il calo palese, marcato da parte della formazione granata, non solo la formazione granata ha raccolto 3 punti in 5 partite, frutto di 3 streaming city pareggi, ma soprattutto ha preso 10 gol, con una media di 2 gol a partita, con la difesa a 3. Diciamo che gli interpreti di questa difesa a 3 sono stati giocatori un po' adattati insomma in questo ruolo di difensori centrali, in quanto hanno giocato sempre la maggior parte di queste partite, sia Vitale che Pucino, che sono di fatto degli esterni. E io dico in questo momento ancora difesa a 3 perché fin quando non recuperano giocatori importanti come Bernardini oppure lo stesso Tuia, che sono giocatori che sanno interpretare bene questo ruolo, è meglio secondo me coprirsi di più, avendo ancora a che fare con insomma situazioni di infortunio e di giocatori che non sono disponibili. È meglio un atteggiamento, almeno da questo punto di vista, che facilita un po' il compito di giocatori che sarebbero adattati in quel ruolo. E allora, siamo entrati nel vivo del discorso dei giocatori, degli interpreti, dello spartito tattico. Abbiamo detto che la Salernitana partirà con un 3-4-3, ma sarà molto camaleontica e potrebbe anche cambiare pelle a partita in corso, addirittura laddove dovessero essere impiegati determinati interpreti, senza attingere dalla panchina. Abbiamo preparato un servizio stamattina che è stato poi supportato da quanto il campo di allenamento oggi ha detto in relazione ai dettami di Alberto Bollini. Vediamo il servizio. Il trasformismo come arma segreta, la capacità di essere camaleontici per battere il Perugia e ritrovare un successo che in casa salernitana manca da oltre un mese. In soffitta il 3-5-2 Bollini, sabato pensa di tornare al passato, partendo da un 3-4-3 capace di cambiare eventualmente pelle a tal punto da poter trasformarsi in un 4-3-3 con il ritorno alle origini e alla difesa a 4. Per farlo il trainer poggiorusco sa di avere finalmente nuovamente a disposizione Mattias Procati. L'ex pro Vercelli ha già ripreso confidenza con il terreno di gioco a Brescia e sabato partirà quasi certamente titolare. In difesa Pucino, che ha recuperato a tempo di record dall'infortunio alla caviglia, è stato schierato al fianco di Schiavi e Mantovani, con Kin, Signorelli, Ricci e Vitale a centrocampo. In attacco invece Sprocati, da esterno oppure dietro gli altri due riferimenti offensivi che rispondono ai nomi di Rodriguez e Rossi. Saltano agli occhi in questo caso le esclusioni, momentanee sia ben chiaro, di Minala a centrocampo e Bocalonni in avanti. C'è di più. A voler guardare gli uomini, la squadra potrebbe cambiare radicalmente pelle a partita in corso senza attingere neppure dalla panchina, passando cioè al 4-3-3. Basterebbe abbassare Vitale in difesa, rimodulando solo di qualche metro centrocampo e attacco. Non dovesse farcela Pucino, toccherebbe ad uno tra Perico e Tuia, a meno che non si intenda riproporre Vitale difensore centrale, lasciando di nuovo spazio ad Alex sulla fascia mancina del centrocampo. Il portoghese può garantire inventiva qualità e, dopo aver saltato per infortunio la gara di Brescia, potrebbe anche riprendere il suo posto a sinistra. Vitale comunque resta in vantaggio. Il nodo principale resta l'attacco. Rodriguez e Rossi sembrano in vantaggio su Bocalon, che non sta offrendo prestazioni brillanti. Di certo Bollini andrà all'assalto del Perugia, rispolverando il tridente, sperando che l'equazione 3 punte per 3 punti trovi finalmente conferma nei fatti.
Allora, Guglielmo Accardi, soluzioni, le prove, le alchimie tattiche anche di uomini oggi hanno trovato conferma con una variante e una variabile. Cioè Gatto che ha ripreso, insomma, nelle gerarchie, ripreso piede nelle gerarchie del tecnico e dovrebbe avere la meglio su Kin come quarto di destra. E poi c'è questo dubbio Minala. Io perché dico dubbio? Perché se tu hai bisogno di Minala che ti permette di cambiare anche spartito tattico, ce l'hai come mezzala e ce l'hai eventualmente anche come regista, uno dei due regista centrali del centrocampo. Viceversa, se invece vuoi essere sicuro di andare sul 4-3-3, hai Signorelli e quindi puoi fare a meno di Minala. Non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente. Con Signorelli in campo sei anche abbastanza obbligato, insomma, un centrocampo, diciamo così, a tre. Con Minala puoi sicuramente puoi giostrare, ma anche con Minala in campo da regista, insomma, diciamo così, centrocampista centrale, avendo lui come centrocampista centrale puoi evolvere verso un centrocampo a due o eventualmente alzarlo insomma come mezzala. Con Signorelli sicuramente è un sistema di gioco molto, molto obbligato, insomma, con un centrocampo a tre. Diciamo che le varianti la Salernitana ne ha diverse, ne ha tante perché ha tanti giocatori. Però paradossalmente io credo che è questo quello che sta fondamentalmente frenando questa squadra, questo continuo cambiare modulo, questo continuo cambiare giocatori. Io lo ripeto, non aiuta perché non aiuta a trovare un sistema di gioco consolidato dal quale poter poi sviluppare, insomma, miglioramenti di quello che è l'efficacia di un sistema di gioco. Quando tu dici essere camaleontici, io credo che sei camaleontico se vinci. Se cambi e non vinci, stai facendo confusione, non è più tutto, camaleontismo. Tutto è funzionale al risultato alla fine. Certo, le squadre camaleontiche sono quelle là che cambiando continuano a vincere perché questo cambiare gli consente di sorprendere e di essere efficaci. Nel caso della Salernitana, che ha cambiato tantissimo e cambia continuamente, la colgo più come una ricerca di qualcosa che ancora non si è trovato e una certa confusione perché alla fine non si riesce mai, ma neanche a declinare una formazione tipo. Vedi, ogni settimana cambi. È vero che alle volte sei stato costretto a cambiare per infortuni, certo, ma tante altre volte, altrettante volte hai cambiato per il gusto di cambiare, insomma. Tu dici il gusto, ma il gusto io ho detto anche in una trasmissione recente, anche per l'esigenza, avendo tanti giocatori, di poi dover offrire a questi giocatori delle opportunità di essere impiegati. Questo non va bene. Non va bene, no. Secondo te, non dovesse arrivare un risultato pieno, Bollini rischia la panchina? Ma io sinceramente non credo perché tutto sommato come dire, la classifica della Salernitana rispetto a quelle che erano le, almeno per quello che in parte abbiamo sentito dire sia alla dirigenza che al tecnico, bene o male si stanno confermando e non vedo una situazione di così allarmistica di crisi così allarmistica da dover giustificare un esonero dell'allenatore. Invece che la crisi dei risultati, che pure non stanno arrivando, Guglielmo, una crisi di comunicazione tra le parti potrebbe essere l'antefatto di una guerra, di un belligerare interno. Quello sicuramente c'è, perché quello è, insomma, l'abbiamo notato, l'abbiamo colto in diverse dichiarazioni sia da parte dei dirigenti che dell'allenatore, che c'è una certa distonia di quello che è anche l'idea che hanno le parti del valore della rosa. C'è una parte che è la società e la direzione sportiva che ritiene che questa è una rosa che può ambire a determinati traguardi, a determinati risultati. L'allenatore è sempre stato, ma anche poi nei comportamenti, anche nello schierare le formazioni, è sempre stato un poco più, diciamo così, proiettato verso insomma, un risultato di salvezza, di non dover pensare questa squadra può osare un po' di più. Quindi da questo punto di vista un po' di contrasto c'è sempre stato e chiaramente questo può essere motivo alla fine di rottura, perché no?
Sembrerebbe che insomma qualche telefonata in giro sia stata già fatta, pare. Io ritengo che sì, poi Bollini in certe circostanze un po' del suo ce l'ha messo, nel senso che in certe scelte, in certe azioni anche lui insomma non è stato brillantissimo, però il tutto secondo me nasce sempre da una certa... Un rapporto mai sbocciato tra il management e l'allenatore. E da una rosa che fondamentalmente non è così facile gestire, un po' per numero, un po' per caratteristiche. Nella seconda parte della trasmissione parleremo con un direttore sportivo come Guglielmo Accardi, anche e soprattutto di mercato, oltre che principalmente della gara con il Perugia. A proposito di direttori sportivi, un saluto, ci sta guardando sul nostro profilo Facebook Vito Giordano, un saluto a Vito, un saluto a Vito Monno che ci dice buonasera al mio grande amico Eugenio, baci da Santa Rita. Ricambiamo un saluto affettuoso agli amici di Cash e Rocca Porena, dove la Salernitana è stata in ritiro, in romitaggio estivo quest'estate, appunto per la preparazione atletica. Adesso è in ritiro a Serino, ma è un ritiro punitivo. Noi andiamo in pubblicità, pochi minuti di comunicati commerciali, subito dopo la seconda parte di Zona Mista News. Restate con noi. Oggi alle ore 21 in diretta su TV Oggi Salerno, seconda parte di Zona Mista News. Sabato il Perugia allo stadio Arechi gioca d'anticipo per questioni di ordine pubblico, di sicurezza, anche per il concomitante evento delle luci d'artista, quindi la Salernitana in campo alle 14, anche per questo i Granata si stanno allenando soprattutto a partire dalle ore 14, giusto per abituare e abituarsi. Con Guglielmo Accardi abbiamo parlato insomma di tutte le sfaccettature, le alchimie tattiche che possono essere della partita. Fin qui la teoria. In pratica, sabato alla Arechi, che cosa ti aspetti di vedere da questa Salernitana e come? Questa è una bella domanda. Sicuramente la Salernitana deve cercare insomma di fare il risultato, e anche il risultato pieno, perché 3 punti in 5 giornate sono oggettivamente pochi. E quindi arriva il momento in cui la squadra deve cercare di fare bottino pieno. Il recupero di Sprogati da questo punto di vista aiuta, perché è il giocatore sul quale puntare, dal quale aspettarsi insomma la giocata giusta per risolvere la partita. Di contro però c'è un Perugia che credo abbia ritrovato un po' quelle motivazioni e quella umiltà giusta che l'aveva contraddistinto all'inizio dell'anno, e che invece poi dopo i risultati le avevano fatto un attimo perdere. Merito di Breda? Ma sai, Roberto è da questo punto di vista, come si suol dire, un normalizzatore, nel senso sì. Lui è uno, per il carattere che ha, è uno che riesce a infondere insomma nelle squadre, uno che riesce a, come dire, riportare un po' nei termini giusti tutte le questioni. Quindi sicuramente il suo lavoro da questo punto di vista avrà dato ai suoi risultati. Però è un Perugia, secondo me, anche con buona qualità, una squadra che a me non dispiace, ed è anche una squadra che, volendo, può creare qualche problema alla Serenità. Anche perché... qui naturalmente tutti sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri possibili. La Salernitana sta pagando dazio da 5 giornate perché ha subito, e la cosa mi suona veramente strana, il trequartista, che sia 1-2, che sia 4-4-1-1, certo. Insomma, ha pagato il trequartista a partire dal match con la Cremonese. Anche Breda giocherà con il trequartista alle spalle del tandem offensivo. Poi andremo a Perugia per vedere le ultimissime dal capoluogo umbro. Diamo spazio un po' agli amici da casa, al nostro sito internet, in questo caso tvoggisalerno.it, al link Zona Mista News. Corrado Ronga ci scrive: buonasera, apprezzo molto le parole del direttore, bisogna tentare di vincere e non tentare di non perdere. Bollini trasmette le sue paure alla squadra. Vorrei chiedere ad Accardi se dipende dall'allenatore il fatto che la squadra deve sempre subire prima uno schiaffo per reagire. Questo continuo cambiare modulo non aiuta, non si capisce perché venga escluso Ger e perché non si sfrutti al meglio nel suo ruolo Kin, perché si continua a difendere questo scarso allenatore. Avremmo potuto avere 10 punti in più con un allenatore normale. Insomma, Bollini non ha fatto, è difficile allenare a Salerno, ma Bollini non ha fatto breccia nel cuore dei salernitani. Guglielmo.
Non ha fatto breccia anche perché i numeri non lo aiutano, nel senso che alla fine, secondo me. Però bisogna trovare un equilibrio, scusami se ti interrompo. I numeri non lo aiutano se tu devi puntare ai playoff. Bollini, no, e questo ha creato anche dei dissidi a inizio stagione, ha detto: questa è una squadra che si deve salvare, non possiamo attingere dal settore. La ricorderai, no? Quell'unica, certo, conferenza, sì, stampa. Però secondo pensando me alle dichiarazioni di Bollini. Cioè, allora, io credo che dichiarare questa è una squadra che non può andare oltre la salvezza, secondo me è sbagliato. Questa non è una squadra che, cioè, può ambire. Io credo che è una squadra che può ambire, insomma, al netto poi di tutte le problematiche che abbiamo inquadrato più di qualche volta, non ultima questi continui cambiamenti che non si capiscono spesso, che fanno confusione, e allo stesso tempo, tu sei stato un ex giocatore, io lo sto dicendo da sempre, da una vita, creano alibi ai giocatori. Assolutamente sì, ma soprattutto creano confusione e poi io ripeto, i cambiamenti continui non consentono una crescita che è fisiologica, cioè nel senso che se un gruppo di calciatori gioca con continuità insieme può solo crescere, può solo migliorare. Quando si cambiano continuamente gli interpreti è un continuo ripartire da zero, è un continuo ripartire dall'inizio e non vedi mai quella progressione che tutte le squadre poi nell'arco del campionato hanno. Non è un caso che le squadre anche in Serie A di vertice sono quelle là che hanno come dire, inquadrato un 11, inquadrato un'intelaiatura e vanno avanti su quel canovaccio e sono quelle che poi nell'arco della stagione possono solo migliorare e crescere. Breve flash. Completamente d'accordo comunque con tutte le affermazioni del. Addirittura di Carmine Runga, completamente d'accordo sulla Salernitana, avrebbe potuto avere 10 punti in più con un allenatore normale. Io non un allenatore normale, non voglio per carità dire che Bollini è anormale, ci mancherebbe. Dire che normale. Dico con un atteggiamento un po' più spregiudicato e senza qualche errore di gestione delle partite. Insomma, sei stato molto chiaro e diretto e anche severo nei confronti della guida tecnica. Breve flash di mercato. Al netto che Bollini mangia il panettone, e se lo mangia ce lo auguriamo tutti perché le cose vanno bene. Certo. Di che cosa ha bisogno la Salernitana e soprattutto di cosa dovrebbe provare, e già mi hai capito, a privarsi a gennaio? Ma io credo innanzitutto debba riportare la rosa a 23-24 effettivi. Che è fondamentale. E questo è fondamentale, cioè questo secondo me le consentirebbe già di per sé di intraprendere una strada di lavoro diversa e di poter essere paradossalmente più efficace, più redditizia, ottimizzare insomma le risorse che ha e il lavoro che sta facendo. Quindi questo secondo me è una cosa necessaria e imprescindibile, prima ancora che provare a cercare di capire poi dove intervenire. Credo che basti ridurre la rosa, limitare anche le scelte dell'allenatore, nel senso. Talmente severo stasera, no, che addirittura perché stai dicendo che gli serve un tutor a Bollini. No, che serve limitare tutor. L'allenatore, guarda. Limitarlo nelle scelte, nel senso che quando, lo ripeto, ci sono tanti giocatori in rosa che si allenano anche bene, che durante la settimana si mettono in evidenza, si mettono in mostra, alla fine a questi giocatori tu devi dare la chance. E per dare la chance devi cambiare, e quindi sei costretto a sbagliare. Sei costretto, in certo senso. Fondamentalmente sì, sei costretto anche a sbagliare. Problemi diversi credo che abbia Roberto Breda. Non so se il Perugia ha una rosa di 29 giocatori, ma Breda, Guglielmo Accardi, direttore sportivo, nostro ospite, lo ha definito, e condivido, un normalizzatore. A Perugia ha provato a normalizzare, sono arrivati risultati altalenanti ma comunque positivi. Ne parliamo con Domenico Cantarini di Rete Sole Perugia. Buonasera Domenico. Buonasera a te e ai tuoi telespettatori. Allora Domenico, problemi diversi per Breda, che però proverà a fare lo sgambetto ad uno spicchio, una fetta, una parte del suo cuore. Sì, è vero, come dicevate, problemi diversi, nel senso che soprattutto in attacco Breda ha un po' l'imbarazzo della scelta in questo momento, e tra l'altro con diversi giocatori insomma di qualità e anche con numeri importanti già in stagione come Di Carmine, Ann e Cerri. Ora ci si è aggiunto anche Falco, che all'inizio ha faticato molto, sta entrando in condizione, quindi insomma di sicuro almeno in avanti ha l'imbarazzo della scelta. Qualche problemino più in più c'è invece in difesa, un po'
per qualche infortunio, un po' perché insomma i giocatori non sono in grandissima condizione, tant'è che la fase difensiva ha avuto i suoi gravi problemi nelle ultime settimane, anzi diciamo che poi nell'ultimo periodo un pochino proprio il lavoro di Breda ha rimesso un po' le cose a posto, come dicevate voi, insomma un po' normalizzato, ecco, l'assetto della squadra. Domenico, le ultimissime dall'ultima seduta di allenamento, poi domani ci sarà la rifinitura anche per il Perugia e la partenza verso Salerno, ultimissime di campo? Sì, allenamenti chiaramente rigorosamente a porte chiuse, quindi... In casa salernitana non è una novità, eh? Ma anche qui ormai da anni, diciamo, insomma, con la nuova gestione, con la nuova presidenza, insomma, praticamente gli allenamenti a porte aperte sono una rarità. E comunque diciamo che la situazione vede il rientro di Volta dopo la squalifica e probabilmente Volta si riprenderà una maglia da titolare in difesa, si va in direzione della conferma del 4-3-1-2, non c'è lo squalificato Bandinelli che a centrocampo è comunque un elemento, è stato un elemento molto importante in questa stagione, un po' diciamo che è quello che ha giocato un po' più di tutti forse. E manca anche Belmonte in difesa per infortunio, insomma ecco, si torna un po' a quei problemini dietro, anche perché Del Preto, il capitano, non è al meglio, è rientrato da poco, c'è una carenza di terzini che viene dal mercato, quindi diciamo che Breda deve fare un po' di necessità virtù soprattutto dietro. Per il resto si va un po' in direzione della conferma dell'assetto delle ultime giornate. Sarà un po' curioso capire, soprattutto domani dalla rifinitura, se come sembra ci sarà una chance per Falco sulla tre quarti dal primo minuto e se ci sarà anche una panchina per Anna, che è stata un po' la sorpresa di questo inizio di stagione, ma è un po' in fase calante, è un po' in difficoltà e quindi probabilmente davanti ci sarà la coppia di Carmine e Cerri. Esaustivo come sempre Domenico, due flash possibilmente. Non dovesse essere confermato Falco il match winner della gara con l'Ascoli, chi sulla tre quarti? E poi un flash di mercato sull'asse Perugia Salerno. A Salerno è arrivato Della Rocca da Perugia, a Salerno non ha fatto bene, un po' frenato da qualche infortunio di troppo. Come ricorda Perugia Della Rocca, che non sarà della partita perché infortunato? Parto da quest'ultima. Della Rocca qui ha avuto qualche problemino fisico, in realtà arrivava da un periodo di inattività di fatto, proprio per problemi fisici, e quando arrivò un buon impatto diciamo sulla squadra, era una squadra che forse non aveva tantissima qualità soprattutto in mezzo al campo e quindi diciamo che la qualità di Della Rocca in un certo senso era importante. Poi piano piano il rendimento è andato calando e alla fine non possiamo dire insomma che abbia lasciato un grandissimo segno a Perugia. Della Rocca, che tra l'altro era stato a Perugia anche tanti anni fa all'inizio della, sì, della sua carriera, e quindi diciamo che insomma Perugia ha un po' voltato pagina sotto quel profilo. Per quel che riguarda il trequartista, se non dovesse essere Falco il titolare, ha molta scelta Breda, in quest'ultimo periodo ha dato molta fiducia a Buonaiuto, che ha alternato prove strepitose a partite un pochino più impalpabili, oppure addirittura potrebbe, come ha già fatto Breda in qualche occasione, anche schierare le tre stelle diciamo così davanti, e quindi con Ann trequartista dietro a Cerri e a Di Carmine. Domenico, grazie della tua cortesia e disponibilità. Noi ci salutiamo stasera perché pregressi impegni non potrei essere della partita Zona Mista News domani sera. Ti ringraziamo per la tua cortesia e disponibilità. Ci diamo appuntamento naturalmente al girone di ritorno. Ciao Domenico, grazie. Grazie a voi, buon proseguimento, buona partita. Grazie, grazie. Siamo in conclusione. Guglielmo, sei d'accordo sulle soluzioni tattiche, invece le contromosse di Breda, più Falco o più Buonaiuto trequartista? Sono due esterni di ruolo, sono due esterni, però tutte e due con buone qualità tecniche e buona gamba, buona velocità, per cui sono quei giocatori che possono mettere in difficoltà, però nessuno dei due è il trequartista tipico, puro tipico. Però neanche Piccolo lo era, e se tu metti Signorelli su Piccolo... Certo, diciamo ecco che più che
più che sfruttare poi le caratteristiche proprio del singolo trequartista, è chiaro che se la Trinità dovesse giocare con Signorelli, mettere un uomo in quella zona del campo sicuramente lo priverebbe, insomma, delle capacità di impostazione, e a prescindere dalle caratteristiche pure creerebbe problemi, perché Signorelli, abbiamo visto, non è uno che capace nell'interdizione di andarlo a D'accordissimo con Guglielmo Accardi. Siamo in conclusione, già c'è stato il gong di Fabregas, però prima vadiamo un po' di messaggi alla nostra pagina Facebook. Sabatino Assunta ci dice: per me a gennaio dovrebbe vendere due attaccanti e prendere Coda. È possibile un ritorno di Coda secondo te, Guglielmo? Credo che Coda ritorni in B, ma non a Salerno. Perché vuole vincere in B. Credo che se torna in B, credo che scelga di andare in una squadra che possa consentire di provare a vincere il campionato. E invece al nostro sito Granata87 ci dice: buonasera, si sa quando giocheremo con il Foggia? È totalmente da scartare l'ipotesi di giocare il giovedì sera, come da calendario? No, assolutamente. Credo che anche stamane si sia parlato della gara con il Foggia, però sicuramente è particolarmente attenzionata, forse anche di più di quella con il Perugia, perché sarà la settimana proprio di Natale, e di sera con l'evento Luci d'Artista sicuramente stride un po' e credo non pochi problemi. Naturalmente vi terremo aggiornati di questo e di tutto il resto. Io ringrazio Guglielmo Accardi, direttore sportivo, grazie della sua cortesia, competenza e professionalità. Grazie a chi ci ha seguito da casa, chi ha interagito con noi. L'appuntamento con Zona Mista News ritorna domani sera puntuali alle 20:30, anche il giorno dell'Immacolata. Noi saremo qui per raccontarvi le cose di Casa Granata, quindi restate con noi. Ci vediamo domani sera alle 20:30, solito, classico, tradizionale, standard. Ciao. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.